Ben ritrovati ragazzi, sono appena tornato da una missione fallimentare in mare, per cui ripiego in fiume ancora una volta, ma stavolta voglio provare a prendere cavedani in primis, ma anche qualsiasi altra specie di fiume, con la tecnica dello spin fly. Ho con me una canna che in realtà è da trout area, la Vulcain, e utilizzerò delle ninfette minuscole che mi ha fatto Giacomo. Ho già fatto questa tecnica in fiume d'estate, però, quando i pesci erano molto molto attivi, e oggi, anzi in questo periodo invece, i pesci sono praticamente fermi, per cui non lo so come andrà. Lo spin fly è una tecnica molto affascinante perché vi permette di gestire queste ninfette con delle canne molto sensibili in punta. Solitamente si utilizzano canne solid, vi permettono di gestire queste microscopiche esche lasciate andare in corrente, anticipando con la punta della canna a valle, poi vedremo, e quindi insidiare pesci che mangiano insetti nella loro fase di ninfa. Sto raggiungendo lo spot. Mulinello o lo Shimano Sustain. Facciamo piano. Non so se era una mangiata. No. Era una piantina. Questo è un buon punto per prendere qualcosa. Dai, dai, dai. Un rosario. Di chi è? De Montesi? Dai, qua dovrebbe essere buono uno spot. Sto mollando ragazzi, tutto il giorno che pesco sia in mare e sia qui in fiume e non ho concluso niente. Dai, qua. No, non c'è corrente. Per muovere la ninfetta ci deve essere corrente. Tipo là. Provo con un ondulantino. Stanno tutte qua. Eccola. Porca miseria. Non cavello. Vedano.
preso. No, slamato. Che cazzo di cavedano era? Mamma mia, se era grosso quello. Pensavo che era una carpa. Slamato. Con l'amo singolo. Fuck. Cioè, non è che l'ho slamato, ma ha paccato l'amo. Che violenza. Io stavo continuando a pescare, ma senza amo non dove vado. Con molta pazienza. E dai, mangia sto roba. Eccola, presa, con l'ondulante. Con l'ondulante. Carpa, carpona. Oh. Piano, 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 piano. Piano, 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 piano. Piano, piano, piano. C'è l'amo singolo. Piano, piano. Accendi in acqua. Vieni qua che sei gigante. E non c'entra sul godino. Sì, sì, sì. Quanto ci sono stato per prendere sta carpa con l'ondulante. Oddio. Allora, mettiamoci in un punto dove posso farvela vedere bene, senza perderla né farle del male. Mamma mia, che carpa! Che carpa! Non mi era mai capitato di prenderla con l'ondulante. Ci sono stato un'ora fermo. Mamma mia, ragazzi. Oddio! Porca miseria, sei grossa! Qua. Ragazzi, non ci credo, non ci credo. Una carpa bella, bella in un piccolo fiume. Guardate che bella, che splendore di carpa di fiume selvatica, presa con ondulante, ondulante, incredibile. Mamma mia, che bella, ci sono stato tantissimo. Oddio, pure cicciona tra l'altro, spettacolo. Adesso vi faccio vedere, un attimo l'appoggio qua, l'ondulante con cui l'ho presa. Eccolo qua, un ondulante artigianale, double face. Spettacolare, veramente bellissimo, bellissimo. La lasciamo andare ora. Che spettacolo! Una meraviglia inaspettata. Non ero venuto per prendere l'oro a Spinfly, però ne ho viste tante che giravano e alla fine con l'ondulante, incredibile. Ora la rilasciamo. Sei libera, bellissima. Le carpe selvatiche sono veramente belle. Questa è poi cicciona, pinnata perfettamente, acqua gelida. È partita. Guarda che spettacolo. Sì, cazzo, sì. Mamma mia, con una cannetta da trout area, un ondulante da trout area, anche se un po' grosso. Questo è 3 grammi. Queste sono le sorprese della pesca. Oggi ero venuto a Spinfly e invece eccoci qua a utilizzare ondulanti per prendere le carpe volutamente, quindi non a caso. Poi tra l'altro, tra quelle che vedevo,
era la più grossa, infatti il guadino ridicolo per quella carpa. Missione compiuta, sono riuscito a prendere qualcosa. Oddio, che giornata che è stata oggi in mare, è stata una merda, veramente brutta. Non sono riuscito a prendere altro che piccoli ghiozzetti con i vermi, mentre qui in fiume è stata durissima. Però io quando prendo un pesce di queste dimensioni e soprattutto in questo modo sono già iper soddisfatto, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, grazie per la visione.